comune denominatore di tutte le forme di diabete è la mancanza di un numero adeguato di cellule che producono l'insulina. Nel diabetico di tipo 1 si ha una perdita di circa l'80% di queste cellule ed è dovuta al sistema immunitario. Nel caso di diabete tipo 2 di circa il 40% è dovuto a un sovraccarico di lavoro. E nel caso in cui si tolga o si prelevi il pancreas da un paziente per una malattia, come esempio un tumore del pancreas, c'è un deficit del 100% di queste cellule. La possibilità quindi di guarire dal diabete, di curare in maniera definitiva il diabete, risiede nella possibilità di ricostruire questo patrimonio andato perso di cellule che producono l'insulina. Questo è in realtà possibile farlo già adesso in clinica attraverso un procedimento che si chiama trapianto di isole, in cui è possibile recuperare le cellule che producono l'insulina da pancreas di donatori di organo e trasferirle nel fegato dei pazienti riceventi, diabetici o pancreasectomizzati. In questo caso, se portiamo un numero sufficiente di queste cellule, siamo in grado di guarire il diabete. Se il numero rimane un pochettino più basso rispetto a quello che sarebbe l'esigenza reale, otteniamo comunque un diabete di grado modesto che può essere ben trattato e compensato anche con terapie di tipo ridotte. Esiste però una problematica sostanziale per questo tipo di approccio nella sua possibilità di essere applicata a tutti i pazienti. Il primo problema è che non abbiamo isole, quindi donatori, sufficienti per coprire le esigenze di tutti i pazienti diabetici, che sono moltissimi. E il secondo punto è che per poter fare questo tipo di procedura abbiamo necessità, soprattutto nei pazienti diabetici di tipo 1 e di tipo 2, di utilizzare un'immunosoppressione, perché di fatto si tratta comunque di un trapianto, seppur di un trapianto tissutale. L'immunosoppressione è di per sé problematica perché può indurre eventi avversi e effetti collaterali. Tutto questo potrebbe essere risolto dall'utilizzo delle cellule staminali, perché le cellule staminali sono una sorgente infinita sostanzialmente di cellule che producono l'insulina. E attraverso modificazioni genetiche e processi di ingegneria tissutale potrebbero essere utilizzate senza essere affiancate dalla immunosoppressione. A questo riguardo la comunità europea nel settembre di quest'anno ha deciso di finanziare e di supportare un grosso studio in Europa proprio per lo sviluppo di una terapia basata su cellule staminali per la cura definitiva del diabete, di cui il Diabetes Research Institute di Milano è uno dei protagonisti. I risultati sono attesi entro i prossimi 4 anni.